Ciao da Newskick, unboxing del nuovo Motorola Moto X Style. Eccolo qua. Questa è la confezione piuttosto grande, circa il doppio rispetto a quella del Moto X Play già recensito. Vediamo cosa si trova al suo interno. Allora, abbiamo il telefono. Eccolo qua. Dopo osserveremo nei dettagli. Manualistica varia. La spilletta Motorola che è qui, il bumper in plastica, originale che ci sia un bumper in una confezione, piuttosto, sì, non è proprio rigido rigido, comunque dai, meglio che niente. Non l'ho rimesso dentro perché non ce l'ho fatta, ma c'è questo caricatore qui, eccolo, cavo molto lungo col cavo attaccato. Quindi era da un po' di anni che non vedevo un caricatore con cavo integrato. Non c'è il cavo micro USB. Le cuffie in questa dotazione, che è quella UK, viene dall'Inghilterra, e non ci sono le cuffiette, però da quello che ho sentito in altre versioni ci sono. Non c'è però il cavo micro USB, il cavetto dati. Ah, aggiungo che questo cavo ha la ricarica veloce, ricarica anche molto molto velocemente il telefono. Il telefono, eccolo qua. Faccio vedere la presa della mia mano. È un 5,7 pollici, schermo QHD. Si tiene nonostante tutto piuttosto bene in mano, sarà per la forma un po' arrotondata. Rispetto al Moto X Play, la cover posteriore è più piacevole al tatto, sembra fatto meglio. Dopo sarà anche interessante vedere le personalizzazioni col Moto Maker. Molto bellino come design, anche se forse un po' anonimo, doppie casse frontali. Sul lato abbiamo i due tasti del volume, tasto accensione power, zigrinato al tatto, il jack per le cuffie, lo sportellino per aprire e accedere al vano nano SIM e micro SD. Qua non abbiamo niente e qua c'è la classica uscita micro USB. Telefono che andremo a testare in questi giorni, vedremo come va. Il Moto X Play mi aveva soddisfatto molto, vediamo adesso come va questo top di gamma Moto X Style. A presto!